Siglato a Palazzo Limadù un protocollo di collaborazione tra Ministero degli Interni, Regione Marche ed ANAC per dar piena ed efficace attuazione alle misure volte all'efficientamento del mercato pubblico secondo le previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici e alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Nell'occasione i partecipanti hanno condiviso anche un secondo protocollo di vigilanza collaborativa tra la Regione e ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza in merito agli interventi a seguito dell'alluvione del 15 settembre 2022. È la prima volta che una regione firma un accordo di questo tipo. Si tratta infatti di una sperimentazione che diventerà modello anche per altre regioni. Innanzitutto è un bel messaggio nella volontà di raggiungere due obiettivi centrali. Il primo, quello della legalità, che deve essere sempre garantita, dall'altra parte però mettere a terra prima possibile i risultati che sono obiettivi condivisi da tutti. E credo che l'approccio che stiamo cercando di portare è un approccio di collaborazione istituzionale, di velocizzazione delle procedure e anche di scambio di informazioni e buone pratiche che possono essere in questo momento particolare d'aiuto al raggiungimento degli obiettivi strategici che noi ci prefiggiamo su questioni molto importanti, l'alluvione, la ricostruzione dell'alluvione, la ricostruzione del post-sisma, la programmazione europea, insomma sfide del PNR, sono tantissime le opportunità che prima possiamo in qualche maniera raggiungerle, anche raccordando bene tutte le fasi della nostra procedure burocratiche, penso che prima ci sarà soddisfazione da parte di tutti. I grandi investimenti che sono arrivati aumentano il rischio di corruzione, si risolve con due elementi. Uno, semplificazione e digitalizzazione, quello che noi facciamo come ANAC e prevede anche il nuovo codice dei contratti pubblici, creando trasparenza. E l'altro, creando cooperazione, ed è quello che vogliamo fare oggi, fra tutte le autorità competenti, in modo che si crei uno scambio di cooperazione fra chi sa fare, scambio di competenze, scambio di buone pratiche, e questo aiuta. Fare bene e fare in fretta possono e debbono essere messi insieme, perché dobbiamo costruire opere di qualità, servizi di qualità, e quello che vogliono i cittadini e quello che tutte le istituzioni devono fare insieme. La necessità di non indietreggiare sui controlli di legalità, soprattutto su quelli antimafia e sugli appalti, allo stesso tempo di facilitare e snellire le procedure per rendere più veloce la parte amministrativa, ma anche e soprattutto la realizzazione delle opere, penso innanzitutto a quelle del PNRR.